In festa la comunità danita ieri sera per il ritorno del simulacro della Madonna del Carmelo nella sua chiesetta Gesù e Maria, riaperta al culto dopo 3 anni a conclusione dei lavori di restauro. Ma ripercorriamo i momenti salienti della solenne funzione religiosa di ieri sera che ha mobilitato tutta la comunità danita con il clero, rappresentanti delle istituzioni e migliaia di fedeli. Tutto è cominciato dal santuario di Maria Ausiliatrice nella tarda serata, da qui è stato portato in processione il simulacro della Madonna del Carmelo in Chiesa Madre, una chiesa stracolma dove l'arcivescovo di Catania, Monsignor Salvatore Cristina, ha presieduto la concelebrazione eucaristica, con lui i sacerdoti di Adrano, fra i fedeli anche il presidente della provincia di Catania, Giuseppe Castiglione, il sindaco di Adrano, Pippo Ferranti, il deputato adranita Fabio Mancuso e l'assessore comunale Tina Di Primo. La solenne funzione religiosa è culminata con l'incoronazione di Gesù Bambino e della Madonna da parte dell'arcivescovo di Catania. A conclusione della celebrazione eucaristica in Chiesa Madre, nuova processione, ma prima si è svolto un suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici in Piazza Umberto. Quindi la processione sino alla chiesa di Gesù e Maria per l'atto più atteso, la riapertura ufficiale della chiesa dopo 3 anni e la relativa benedizione. Padre Salvatore Stimoli, la chiesa di Gesù e Maria è riaperta da pochissimi minuti, qual è il suo stato d'animo? Ah, sono contentissimo, si vede, no? Contentissimo e felice di riaprire al culto una chiesa. Addirittura nell'immaginetta ricordo che abbiamo distribuito alla fine della concelebrazione eucaristica, dove la Madonna è stata incoronata, rinnovata l'incoronazione e per la prima volta fatta Gesù Bambino, e nelle immaginette dicevo che abbiamo distribuito, ho messo che stare anche sulla soglia della tua casa, o Signore, è meglio che abitare nelle tende degli empi, cioè nei palazzi dei potenti. Per cui riaprire una chiesa al culto è una gioia non solo per me in quanto rettore, ma penso per tutti coloro che nutrono una profonda devozione nei confronti della Vergine Santissima con questo titolo straordinario che è il Monte Carmelo. Maria che ci porta su un alto monte, dicevo, in Chiesa Madre, su un alto monte che è Cristo Gesù. Abbiamo visto una grandissima partecipazione, sì, dei fedeli, la Chiesa Madre era stracolma. Infatti, sì. E le altre chiese non sono riusciti a contenere tutti i fedeli. Ma questo appunto spiega la forte devozione che gli adraniti e così il mondo nutre nei confronti della Vergine con questo titolo. In tanti hanno quindi visitato la chiesa, tornata all'antico splendore, un piccolo gioiello impreziosito in ogni sua parte grazie ai lavori di restauro. A chiudere la solenne funzione religiosa, Monsignor Salvatore Cristina, che per l'occasione ha dato appuntamento agli adraniti il prossimo 3 agosto per la festa di San Nicolò Politi, patrono di Adrano. Ci rivedremo per quell'altro momento molto bello, anche San Nicola Politi, ecco, ha vissuto secondo questa linea, questa fede che ci unisce sempre più al Signore Gesù. La devozione verso i santi significa proprio questo, imitarli e trasformare la nostra fede in operosità, in amore, in solidarietà.